Giovedì 17 marzo, un ben ritrovati da Vedili insieme sino alle 11.30, i 30 minuti dedicati alla cronaca, grazie naturalmente a Luca Paradisi, al coordinamento tecnico, ma anche a tutti voi che ci seguite, sia sul canale 841 del Digitale Terrestre, ma anche in internet, streaming, lediradio.it, se avete scaricato la nostra app, sui nostri canali e social, dove avete visto anche che per la puntata di oggi con la Scuola di Scienze Aziendali e Tecnologie Industriali Piero Baldesi, ma soprattutto quest'oggi con gli amici di Murate e di Apark, l'incubatore di imprese e progetto della scuola, abbiamo un ospite speciale. Prima però vado a salutare Elena Nanni, coordinatrice del progetto Murate e di Apark, per condividere con noi in quella che sarà anche una nuova puntata. Ciao Elena, ben ritrovata. Ciao Eva, grazie mille. E allora abbiamo un ospite speciale, anche se dobbiamo ammetterlo, insomma spesso, anzi la ringraziamo per essere sempre molto disponibile con la nostra redazione, la contattiamo soprattutto per quanto riguarda il tema della scuola, il welfare, l'accoglienza. Sto parlando dell'assessore all'educazione e al welfare del comune di Firenze, Sara Funaro. Grazie per essere con noi. Salve, grazie a voi. Anche in collegamento video, ospite speciale per quello che è appunto l'appuntamento con la Sati e con Murate Idea Park. Assessore, intanto grazie davvero per essere qua con noi e sempre per la sua disponibilità alla nostra redazione. Parto subito da lei per chiederle quanto è importante oggi innovare il sistema scolastico italiano. Intanto grazie a voi, perché ovviamente le cose che facciamo hanno bisogno di essere comunicate nella maniera corretta. È l'innovazione. Io penso che per quanto riguarda il tema scolastico l'innovazione oggi sia al centro. Noi abbiamo avuto un insegnamento che è stato quello della pandemia, che ci ha fatto trovare completamente impreparati rispetto a tutto quello che è il tema dell'innovazione, in particolar modo tecnologica e informatica all'interno delle scuole, e che ha messo ovviamente a dura prova il sistema, che doveva in qualche maniera trovare un'altra modalità per fare scuola nel momento in cui la scuola non era possibile in presenza. Questo ci ha insegnato che parallelamente a tutto il lavoro da un punto di vista educativo, didattico e formativo, non si può prescindere da tutto il tema dell'innovazione, non solo in termini tecnologici, ma anche in termini di modalità di fare scuola, un concetto profondamente diverso. Per cui io penso che questo sia uno dei concetti che deve stare nel cuore della discussione delle istituzioni e dei livelli anche formativi e innovativi delle nostre città e del nostro paese. Ecco, allora cosa si può fare quindi per iniziare proprio a costruire questo futuro diverso? Quali possono essere anche gli obiettivi che si è data per il mondo dell'educazione e del welfare fiorentino, assessora? Ma allora, noi intanto abbiamo degli spazi di condivisione ovviamente con gli uffici scolastici, con tutto il sistema scolastico, anche all'interno di ANCI, nei quali discutiamo e facciamo tante riflessioni su questo. Abbiamo anche il nostro sistema, la fiera che viene organizzata ogni anno di Dacta, all'interno della quale si parla di questo, ma io penso che ora noi abbiamo anche un'occasione straordinaria. Faccio un esempio con tutti quelli che sono i fondi che ci sono e che stanno mettendo in campo, sia del PNRR, i fondi dei PON, insomma vari fondi che vanno a dare le possibilità alle scuole di investire su tutto quello che è l'innovazione, su tutto quello che è l'informatica. Devo dire che va fatto un lavoro molto molto forte, quello che noi stiamo cercando di fare a livello territoriale, non solo su quello che è il sistema di innovazione da un punto di vista tecnologico, ma questo va tenuto insieme a tutto quello che è il percorso formativo di chi poi lavora all'interno delle scuole. Faccio due esempi concreti. Noi abbiamo inaugurato all'inizio del mandato la scuola di No Compagni, che è una scuola estremamente innovativa. È chiaro che bisogna tenere insieme anche quelli che sono gli aspetti dell'innovazione nella didattica. Avremo un progetto straordinario che abbiamo presentato insieme al nostro sindaco nei prossimi anni, di una scuola completamente innovativa da un punto di vista tecnologico, di sostenibilità ambientale, di revisione degli spazi delle aule con la scuola Ghiberti nel quartiere 4. È chiaro che questo va accompagnato con un racconto della scuola e un modo di fare didattica che sia in linea con tutto quello che è l'innovazione. Ecco, noi stiamo cercando, attraverso la revisione degli spazi, attraverso le risorse che ci arrivano per l'innovazione tecnologica, attraverso tutte quelle che possono essere le buone idee che vengono,
di cercare di essere noi al passo con i ragazzi, al passo con le esigenze dei nostri ragazzi e dei tempi che ci sono oggi. Come si interseca la sua linea con quella che è l'attività dell'incubatore di impresa Murata Idea Park? Allora, intanto io penso che l'incubatore delle Murate, l'incubatore di impresa delle Murate Idea Park sia una realtà straordinaria sul nostro territorio che dà l'opportunità di non solo avere una visione d'insieme su quello che è il tema dell'innovazione, ma anche di poter far emergere anche quelli che sono i nuovi talenti e i giovani talenti. Faccio l'esempio concreto proprio di questa call che sta partendo proprio sul tema dell'innovazione, sulle idee che ci possono essere in qualche maniera sui sistemi scolastici per ogni livello. Poi ovviamente Elena lo racconterà in maniera molto più precisa e molto più dettagliata di me. Io penso che questa possa essere veramente una grande opportunità, perché possono venire fuori delle idee, delle proposte, dei sistemi, delle app, qualsiasi altra cosa, che possono diventare un modello poi da poter replicare sul nostro sistema territoriale. Per questo noi come amministrazione abbiamo deciso, io in particolar modo con il mio assessorato, non solo di sostenere queste call che vengono fatte, le operazioni che vengono fatte per diffonderle il più possibile, ma anche cercare poi da queste esperienze, dalle proposte che arriveranno, di metterle a sistema, farne tesoro e utilizzarle come possibilmente progetti pilota sui nostri territori. Prima di salutare l'assessora, torno da te, Elena. Vengo da te, Elena. Hai qualche domanda per l'assessora? Allora, devo dire che la ringrazio tantissimo perché noi ci siamo incontrate per parlare della Call for Craft e l'assessora è stata entusiasta di questo. Scusate, Call for School con grande fantasia, l'abbiamo chiamata così, fa parte delle nostre Call for Ideas, no? E l'assessore, dicevo, si è dimostrata subito entusiasta, ci ha dato subito anche il suo patrocinio, oltre alla sua presenza oggi qui e anche ci ha dato la disponibilità nel momento in cui andremo a selezionare le idee innovative, le idee di business, ricordo, che saranno proprio nell'ambito della scuola italiana in questo caso, a tutti i livelli di istruzione, dall'asilo all'università, quindi. Quindi domande non ne ho perché siamo perfettamente in linea. Io posso dire che noi facciamo innovazione, no? Vogliamo fare innovazione, ce la mettiamo tutta, nel nostro piccolo ci stiamo riuscendo e quindi ci siamo chiesti perché non provare anche a garantire dei percorsi scolastici più innovativi e coinvolgenti, facendolo con coloro che possono avere proprio delle idee di business, oppure delle start-up anche innovative già avviate, ma ancora ricordo lo stato un po' embrionale, così come le richiediamo noi che siamo nella fase iniziale del percorso delle start-up, no? Nell'ambito dell'ecosistema fiorentino. E quindi appunto abbiamo indetto questa Call for School, alla ricerca di candidature di cose nuove nell'ambito della scuola a 360 gradi. Quindi, se posso già dare alcune informazioni, apriremo la call il 28 marzo, starà aperta per qualche settimana, quindi fino all'8 di maggio. Dopodiché, noi andremo a fare un primo screening delle candidature, ne porteremo 12 all'interno proprio della Fiera Didacta Italia che si svolge alla Fortezza d'Abasso, lo ricordo, nei giorni 20, 21 e 22 maggio. È una cosa importantissima, è a livello nazionale, ma è nella nostra città, quindi dobbiamo anche approfittare, no, di questo. E quindi lì all'interno, appunto, in sede di Didacta, andremo a selezionare 6 progetti che poi inseriremo nei nostri percorsi di pre-incubazione. Quindi a quel punto li seguiremo come noi seguiamo i progetti di business, i progetti di startup, che è il nostro lavoro fare, insomma. Questo è un po' quello che faremo nei prossimi mesi a livello di scuola.
Perfetto Elena, ringraziamo intanto l'assessora del Comune di Firenze Sara Funaro per la condivisione e l'intervento, grazie davvero, buon lavoro assessora. Grazie a voi. Grazie. Grazie assessore, grazie. Grazie. E noi naturalmente invitiamo gli interessati a rivolgersi al sito, ai social di Murate Idea Park per tutte quelle che sono le informazioni, per iscriversi al nuovo bando per startup o anche solo semplici idee di business in partenza proprio il 28 di marzo. Elena, hai da aggiungere qualcosa o ci salutiamo? Posso dire una frase, certo, che è stata quella un po' che mi ha ispirato quando abbiamo buttato giù insieme ai miei colleghi questa call? Ho letto una frase di un pedagogo svizzero di circa 100 anni fa. Diceva: l'obiettivo principale della scuola è quello di creare uomini che sono capaci di fare cose nuove. Beh. Quindi riflettiamo. Riflettete, riflettete gente, come diceva qualcuno. Grazie, grazie davvero ad Elena Nanni, coordinatrice del progetto Murate Idea Park, il progetto della Scuola di Scienze Aziendali Piero Baldesi. Grazie per essere stata con noi. Grazie. Ciao, ciao Eva, ciao a tutti gli ascoltatori. Ciao. Io voglio salutare e ringraziare anche Yolanda Castellani che ci dà una grossa mano naturalmente per quella che è la redazione. Beh, lei è di Scuola di Scienze Aziendali, è lei che organizza tutto, così come le interviste. Quindi grazie, perché insomma è un lavoro egregio, enorme, quindi ci aiuta molto anche con la nostra redazione, per davvero di ringraziarla. Allora adesso ci fermiamo soltanto per un attimo, linea alla regia, poi torniamo per una